Ecco. Iniziamo con la presentazione. Posso partire allora? Vado. Un attimo ti introduce, un attimo Maria Serena. Ah, va bene, perfetto, grazie. Bene, buonasera a tutti, benvenuti. Ci scusiamo ancora per lo spiacevolissimo incidente della scorsa volta a cui daremo rimedio, parziale rimedio, riproponendo. Grazie alla cortesia del professore Maurizio Iacono, il seminario previsto nella data di venerdì scorso, riproponendolo invece giovedì 11 marzo. A me tocca il graditissimo compito di presentare il relatore di questo pomeriggio, che credo che molti di voi già conoscano bene. Poiché si tratta di un personaggio che frequenta da vicino e da lontano, in presenza e da remoto, frequenta molto il parco di cui è un caro amico ormai. Il professore Lepore è infatti il direttore della missione che ormai da diversi anni segue, effettua le ricerche nell'Insula Terza del quartiere ellenistico romano, dove, come tutti quelli che sono stati a visitare lo scavo quando il professore Lepore e i suoi collaboratori hanno avuto la cortesia di presentarcelo, sono state effettuate delle scoperte davvero eccezionali e sono state condotte ricerche interessantissime, non solo per metodologie e finalità, ma anche per l'uso di tutte le tecniche che oggi, di cui oggi la ricerca archeologica dispone. Professore Lepore insegna all'Università di Bologna, dove tiene diversi corsi, oltre a quello di archeologia e storia dell'arte greca e romana, anche quello di archeologia delle province romane d'Occidente. Fa parte di numerose missioni archeologiche in Italia e all'estero e dirige la missione italiana in Albania. Tra i suoi molteplici interessi di ricerca, ne cito soltanto alcuni, quello sulla pittura antica, in particolare perché è stato oggetto anche dell'attività che il professore Lepore ha svolto ad Agrigento, quello sulla ritualità della morte nel mondo antico e numerosi altri. Condividiamo con il professore Lepore anche la passione per la divulgazione e per la condivisione della ricerca e tra l'altro insieme a lui abbiamo organizzato la mostra I colori di Agrigentum che ancora è visitabile presso il Museo Archeologico Pietro Grifo. Non continuo con tutte le cose che il professore Lepore ha fatto anche con noi, perché penso che la cosa più importante sia adesso dargli la parola. Ricordo soltanto che, come sempre, il seminario viene registrato e, rimanendo collegati, date il vostro consenso alla registrazione e vi dico invece che
potete utilizzare il comando alza la mano per prenotarvi per eventuali domande alle quali poi il professore Lepore avrà la cortesia di rispondere alla fine della conversazione. Grazie a tutti e grazie soprattutto al professore Lepore che andiamo ad ascoltare. Bene, grazie Serena, ti ringrazio molto per la presentazione, devo dire che sono veramente contento e non sono parole di rito questo, anche se adesso parleremo di ritualità, di riuscire a stare un po' in contatto con tanti amici e colleghi con cui condividiamo appunto molte, abbiamo condiviso molte esperienze e stiamo condividendo anche questa molto più difficile, devo dire. Dunque, procediamo senza indugio su quello che io insomma, ho preparato come programma. Come avete visto, forse ho leggermente variato il titolo perché l'ho ampliato. Ho deciso di parlare, insomma, di inserire qualcosa in più. E infatti, queste due frasi, queste due citazioni delle fonti mi permetteranno di parlare, insomma, di presentarvi due temi che oggi voglio collegare alla giornata della festa della donna, cioè Demetre Core e anche le ninfe. Allora, partendo da Cicerone, partiamo da questa frase che ci ricorda molto nota, che ci dice: esiste un'antica credenza che si fonda su antichissimi documenti e testimonianze greche, che tutta l'isola siciliana sia consacrata a Cerere, cioè a Demetre, e libera, cioè Persefone. Infatti credono che queste dee siano nate in questi luoghi e le messi in quella terra per prime siano state scoperte e che Libera, come chiamiamo Proserpina, sia stata rapita da un bosco degli Ennesi. E dunque il primo nucleo tematico, insomma, parleremo di Demetra e Core. La seconda frase ci introduce al mondo delle ninfe. Timeo racconta che in Sicilia c'era l'uso di fare dei sacrifici alle ninfe in ogni casa e di festeggiare ubriachi intorno alle loro statue tutta la notte e di danzare intorno alle dee. Dunque andremo a parlare di questo. E come parleremo di questo? Normalmente l'archeologia si occupa di due grandi categorie, che sono i monumenti, e qui abbiamo, non c'è bisogno che neanche lo descriva minimamente questo monumento che avete voi la fortuna di vedere in casa, oppure all'estremo opposto si occupano insomma, di cultura materiale, dunque i famosi cocci, vedete? E dunque l'archeologo ama maneggiare gli oggetti, anzi l'archeologia si basa sull'oggetto archeologico, no? sulla cultura materiale, sia esso edificio, sia esso semplice coccio. In realtà oggi io vi voglio parlare di una cosa che sta in mezzo, anzi di due cose che stanno in mezzo, cioè dei rituali. Rituali collettivi, rituali importantissimi che ci permettono di capire molto meglio la cultura insomma, antica, il mondo antico. E dunque il nostro discorso, la nostra chiacchierata oggi si baserà su questo primo tema, cioè il concetto di festa. E dunque del calendario, perché la maggior parte delle delle attività pubbliche, e con pubblico intendo religiose nel mondo greco soprattutto, ma anche romano, erano collegate ai giorni di festa. Dunque un tema che forse si studia poco, si tiene poco presente, lo dico a me stesso mentre ve lo sto dicendo, nel senso che dovrei farlo meglio anche all'università, cioè lo studio del calendario antico, dei giorni del calendario, dei giorni festivi e dei giorni invece, diciamo, attualizzando, lavorativi. L'altro grande tema invece è quello dei rituali di passaggio che andremo a sintetizzare. Dunque, tra calendario e rituali di passaggio cercheremo di muoverci all'interno di questo universo femminile, no? Che, come vi ho ricordato nel titolo, era Agrigento, città delle donne, e cercheremo di muoverci in questo senso. Allora, dunque, il primo punto è il calendario. Qui vi riporto un calendario, l'indicazione di questo calendario, quello che conosciamo meglio è il calendario attico. Come vedete incomincia col solstizio d'estate, vedete incomincia tra luglio e agosto, quindi così in corrispondenza del solstizio d'estate.
E all'interno di questi mesi, che hanno questi nomi strani che vedete, Catumbeone, Boedromione, eccetera, ho selezionato alcune festività che andiamo a vedere. Allora, tanto per ricordare, una delle feste più famose è quella che si svolgeva proprio all'inizio del calendario greco, che è quello delle Panatenee, le feste che si svolgevano ad Atene in onore della divinità più importante della città, oppure, vi ricordo, in pieno periodo invernale, cioè alla fine dell'inverno, proprio adesso, tra febbraio e marzo, le famosissime antesterie, l'anzos, che vuol dire fiore, no? Quindi queste feste dell'inizio, della fine dell'inverno e inizio della primavera dedicate a Dioniso, dunque le feste della natura che si risveglia. E sarebbe interessantissimo parlare di tutto questo, ma non lo faremo, perché noi parleremo esclusivamente dell'ambito che ci interessa e quindi in maniera proprio sintetica. E rimanendo in estate, vedete, tra settembre e ottobre si svolgevano i misteri eleusini, quindi le feste di Demetra in onore di Demetra ad Eleusi, vicino ad Atene. Oppure, vedete, tra ottobre e novembre le famose tesmoforie, le feste sempre in onore di Demetra, Tesmoforos, che vedremo insomma, che tipo di caratterizzazione aveva. E poi vi segnalo, ecco, in pieno inverno, tra gennaio e febbraio, il mese Gamelione e le feste del matrimonio, perché lì andremo a parare. No? La ritualità connessa al matrimonio, che è privato ovviamente, che aveva come modello il matrimonio per eccellenza, che era quello tra Zeus e Hera, cioè tra questo matrimonio, come dire, modello, per modo di dire modello, perché Zeus sappiamo essere un grande, come dire, traditore, no? Quindi Hera passa il suo tempo a perseguitare i figli illegittimi, però diciamo che il modello di riferimento era quello divino. Allora, questo per quanto riguarda il calendario. Poi, in sintesi estrema, i rituali di passaggio, che spiegano la maggior parte delle attività, come dire, quotidiane, normali del mondo antico, per mondo antico intendo greco-romano, insomma, con straordinaria continuità anche nel mondo moderno e contemporaneo, però qui entriamo nel campo dell'antropologia culturale di cui io non so nulla. E dunque, vi dicevo, questi rituali di passaggio presentano quasi sempre tre momenti principali. Sono tre i momenti, insomma, che sono presenti in questi rituali di passaggio. Cioè, una cosiddetta morte rituale. Cioè, c'è una fase di morte apparente, rituale, appunto, in cui, per essere reintegrato nella società, il singolo ragazzo, o nel nostro caso ragazza, deve essere allontanato dalla società. Quindi c'è il momento di crisi in cui la persona deve allontanarsi dalla società, sia fisicamente che, come dire, simbolicamente. Fuori dalla società vive una fase liminare, c'è un periodo di marginalità, sta fuori anche fisicamente, cioè sta fuori, pensate a Sparta, no? I giovani proprio devono vivere in un bosco per un certo periodo, e poi vengono reintegrati nella società. Terza fase, in forme nuove, cioè una nuova nascita, praticamente rinascono in forme nuove. Se noi usiamo questa chiave di lettura, spieghiamo i quattro passaggi principali del mondo antico, che sono i rituali della nascita, anfidromia. Qui vedete un'immagine piccola, però vedete Atena che sta uscendo in armi, la nascita per eccellenza, Atena, che nasce già in armi dalla testa di Zeus, no? Anfidromie, perché sono rituali che prevedevano delle corse rituali, insomma delle camminate rituali intorno, insomma, all'altare. Poi, i rituali del raggiungimento dell'età adulta, della maturità, e sono quelle che ci interessano in questo caso, perché sia le donne, le ninfai, sia i maschi, i cosiddetti efebi, dovevano segnalare il raggiungimento della maturità. Perché? Perché la fase successiva, e il terzo passaggio, è quello del matrimonio. Il matrimonio è il fine ultimo della società antica, è quello che rappresenta l'ordine, il completamento del polites, cioè del cittadino,
chi abitava nella polis aveva come soprattutto le donne, avevano questo scopo ultimo, diciamo. E qui vedete la preparazione del matrimonio, spero che riuscite a vedere anche il puntatore. Comunque al centro del vaso vedete una donna che seduta, cioè quindi la futura sposa, che si sta preparando ai rituali del matrimonio. Ultimo passaggio fondamentale sono i riti della morte. Quindi attraverso questi quattro momenti il cittadino antico, l'uomo antico, veniva accompagnato nella sua esperienza quotidiana. E dunque queste sono le nostre due chiavi di lettura che vi ho detto, e il personaggio che più mi ha aiutato in questa ricerca è il famoso Arnold van Gennep, che ha scritto, è stato appena ripubblicato, questo libro straordinario, piccolissimo, un libro del 1909, I riti di passaggio, che io vi ho sintetizzato malamente nella slide precedente, però insomma è questa la chiave di lettura, quindi calendario e riti di passaggio. E dunque, ecco questo per ribadire, vedete, queste sono le classi di età. Io adesso ho provato a sintetizzare, no? Per quanto riguarda l'universo maschile, si passa da, ci sono i più piccoli, sono i Paides, poi i Neoi, poi gli Efebi, e invece per le donne, ma lo vedremo meglio tra un attimo, le Parthenoi, Nymphai e Gynae, cioè le vergini, le ninfe, e poi la donna sposata, matura, insomma, pienamente integrata. Dunque, questa è la prima parte, Demetra e Core, agricoltura, morte e matrimonio. Sono queste, come dire, le valenze simboliche di queste due divinità, no? Di madre e figlia. Ma andiamo un po' a vedere di cosa si tratta. E ancora una volta mi parto dalle fonti, perché mi serve Diodoro Siculo. Siamo nel primo secolo avanti Cristo, e quindi le sue parole ci spiegheranno meglio di ogni altra cosa cosa vuol dire Demetra e Core, ma soprattutto cosa vuol dire Demetra e Core in Sicilia, collegamento con l'agricoltura. C'è una tradizione secondo la quale l'isola, ovviamente la Sicilia, è consacrata a Demetra e Core. Alcuni poeti raccontano questa leggenda. Al matrimonio di Ade e Persefone, Zeus regalò l'isola alla giovane sposa come regalo di nozze. Dunque le dee sarebbero apparse per la prima volta in questa isola, che sarebbe stata la prima a produrre il grano, grazie alla qualità del suo suolo. Le dee che hanno trovato il grano sono particolarmente onorate presso i siciliani. Dunque è chiarissima l'equazione. Demetra e Core, Sicilia, grano. Quindi il collegamento principe sarebbe con l'agricoltura, ma non basta l'agricoltura a spiegare tutto. Diciamo che Demetra e poi la figlia sono, diciamo, la rappresentazione della dea madre per eccellenza. La cosa interessante su cui mi soffermo un attimo è soprattutto su Demetra, che è la sorella di Zeus, qui l'ho indicato con chiarezza. Intanto non si sposa mai ufficialmente, questo si tende a dimenticare, mentre Era è la sposa ufficiale di Zeus, ancorché insomma donna tradita ampiamente, cioè donna dea, divinità tradita, invece Demetra ha avuto molti figli da diversi mariti, diciamo, da diverse divinità maschili, ma non si è mai sposata, e questo è molto interessante. Perché nonostante questa sua caratteristica, diciamo, personale, questa dea che rappresenta il grano, l'agricoltura, quindi la continuità delle stagioni, però non rappresenta, ecco, la natura vitale e selvaggia. Ma è questo che ne fa una divinità straordinaria, l'ordinato susseguirsi delle stagioni. Cioè il fatto che le stagioni si devono susseguire secondo una norma, un nomos, no? Ecco perché noi la chiameremo Demetra Thesmophoros, cioè è una divinità che, come dire, dà delle norme, segue delle leggi, le leggi della natura che sono regolari, non sono, insomma, non è Dioniso, no? Con la natura selvaggia e scomposta. E dunque, oltre al, come dire, a rappresentare il grano, l'agricoltura, questa divinità, insomma la vicenda collegata a questa divinità e la figlia,
e il simbolo più forte diventa proprio l'icona, il simbolo del matrimonio. Perché? Perché il passaggio più importante è quello del rapimento della figlia. Core, cioè Persefone, a un certo punto viene rapita, divenendo, cioè questo episodio diventa il motivo principe che avrà una, come dire, quantità di rappresentazioni incredibili, più o meno efficaci. Qui vedete, queste sono la famosa pittura di Vergina, siamo in Macedonia, no? Nelle tombe a tumulo di Vergina, c'è appunto questo straordinario dipinto, vedete, con Ade che ghermisce, rapisce Persefone disperata e salta sul suo carro, con il quale poi la porterà negli inferi. Usiamo ancora Diodoro Siculo, anche se io vorrei levare questa cosa perché non mi fa le... Ecco, perfetto. Che ci ricorda, il rapimento di Core avvenne proprio in Sicilia e ci sono prove eclatanti. La leggenda racconta che il rapimento di Core avvenne nei prati di Enna. Questo luogo si trovava nei dintorni della città, degno di nota per le violette e i suoi fiori di tutte le specie. E sembra che questo luogo sia al centro esatto dell'isola. Dunque, il rapimento di Core rappresenta, come dire, la rottura dell'ordine costituito e diventa l'icona, anche proprio da un punto di vista proprio iconografico, del matrimonio. E lo vedremo meglio alla fine. Ancora oggi, insomma, ci sono alcune zone in cui, in maniera molto conservativa, il matrimonio mette in scena una sorta di rapimento, cioè il novello sposo rapisce simbolicamente la sposa dalla casa del padre per portarla nella nuova casa. Quindi questa scena di ratto, che molto spesso viene frainteso, no? Per cui io anch'io a lezione devo spiegarmi sempre molto bene, ragazzi, ratto vuol dire rapimento, non vuol dire altra cosa che riguarda il mondo dei topi. Per carità, il rapimento di Persefone rappresenta l'inizio del matrimonio. Perché? Perché la vicenda continua, perché Ade si innamora di lei e se la porta nel regno degli inferi. Se la porta giù, questo carro si inabissa, Ade è il principe degli inferi, no? Il re degli inferi, e se la porta giù a casa sua. Questa cosa crea delle conseguenze. Crea delle conseguenze perché la madre, come giusto che sia, si arrabbia moltissimo. Demetra incomincia a cercarla e incomincia questa ricerca forsennata che dura 9 giorni in cui la madre non mangia e non beve. Attenzione, questi dettagli ve li dico perché poi ci serviranno dopo. Quindi nel mito Demetra la cerca accendendo delle fiaccole, quindi tutto questo diventa un repertorio di simboli, la fiaccola diventa un simbolo importantissimo. Ancora, vi leggo le fonti antiche. Dopo il rapimento di Core, dice la leggenda, Demetra, che non riusciva a trovare la figlia, accese delle torce nel cratere dell'Etna e iniziò a girare per tutta la terra. Essa fu benefattrice per chi la accoglieva bene, ricompensandoli con il dono del grano, ma torneremo un attimo anche su questo. Dunque la madre disperata la cerca, va in giro con le fiaccole per 9 giorni. Va in giro per 9 giorni, non la trova e viene accolta bene solamente nel 10° giorno e riesce, come dire, in una città importante, che è Eleusi, quella che vedete invece dall'altra parte, Atene, viene accolta bene, viene, come dire, la vicenda si sposta proprio ad Eleusi, e dove continua sempre ricollegandosi con il tema del grano, come vi dirò fra un attimo. Uso sempre le fonti antiche che lo spiegano bene. L'accoglienza più generosa fu quella degli ateniesi. Ad essi, infatti, subito dopo che ai siciliani la dea fece dono del grano. Per ringraziarla, questo popolo ha onorato questa dea più delle altre, dedicandole sacrifici imponenti anche ai misteri di Eleusi, così importanti per la loro antichità, per il loro carattere sacro. E dunque la scena si sposta dalla Sicilia, quindi al primo posto c'è la Sicilia, ma subito dopo c'è Atene e il suo sobborgo Eleusi. Ovviamente è chiaro che dietro questo mito si
si nasconde tutta una serie di conseguenze di tipo politico, no? Per cui c'è l'Atene di età classica che sta cercando di utilizzare, come dire, anche da un punto di vista politico e di, come dire, economico, questo mito, per cui insomma, adesso non voglio andare su questo piano, però lo devo ricordare, nel senso che il mito spesso, anzi quasi sempre, legittima un potere di tipo politico, no? Comunque sta di fatto che ad Atene vengono creati da subito questi famosi misteri, scusatemi, ad Atene, ad Eleusi, misteri eleusini, proprio in onore di Demetra. Qui vedete un'immagine un po' brutta, insomma, del santuario di Eleusi, e invece vi faccio vedere la planimetria, anche se rapidissimamente, del santuario di Eleusi ai piedi dell'Acropoli, in cui le feste di Demetra duravano diversi giorni, quasi 10 giorni di feste, i famosi misteri eleusini che abbiamo detto all'inizio, e il cui culmine era all'interno di questo edificio straordinario che è il Telesterion. Ed è un edificio, vedete, che accoglieva, cioè predisposto ad accogliere molte persone. La festa, io insomma adesso non abbiamo tempo per descriverla bene, però diciamo che prevedeva una processione che da Eleusi portava verso Atene una serie di oggetti sacri all'interno di canestri, di calatoi. Dopodiché c'era una seconda processione dopo i sacrifici del diritto che tornava ad Eleusi e dopo, come dire, iniziava all'interno del santuario, iniziavano una serie di procedure che duravano più giorni, che prevedevano il digiuno simbolico, che doveva ricordare il digiuno della dea mentre cercava la propria figlia, e quindi una fase negativa di digiuno, di sofferenza, di privazione. Dopodiché gli adepti, cioè le persone che potevano seguire i misteri, dovevano bere il cicerone, che è una mistura a base di acqua, farina d'orzo e menta, ma probabilmente c'erano anche altri agenti, diciamo, psicotropi. Molto si è detto su questo cicerone. E quindi dopo questa fase di privazione incominciava la fase, come dire, positiva di reintegro nella società e i partecipanti a questo rituale potevano ricominciare a vivere, tra virgolette, e c'erano i banchetti e i sacrifici terminali della festa. Dunque, non mi dilungo troppo sui misteri perché vorrei dilungarmi invece su quest'altro aspetto, cioè dilungarmi, insomma, andare abbastanza veloce. E siccome ad Atene è stata trattata bene la divinità, Demetra decide di fare un regalo al figlio del re che l'ha accolta, il re che si chiamava Celeo, e suo figlio Triptolemo, che qui vedete in questo rilievo del Museo di Eleusi, vedete, Demetra dona il grano a Triptolemo, e non solo, come ci dimostra, dona il grano, la spiga di grano, cioè i semi del grano, e dona anche l'aratro, quindi dona la sapienza, come dire, la conoscenza dell'agricoltura, e come si vede nel bellissimo cratere di Agrigento, appunto, che è nel vostro museo, qui vedete Triptolemo che su un carro alato ottiene le spighe, insomma, e ottiene la conoscenza dell'agricoltura che può essere diffusa in tutto il mondo. E dunque in questo modo i due poli della diffusione dell'agricoltura che detengono il primato sono appunto la Sicilia e Atene, ovviamente, no? Quindi è su questi poli che si svolge la nostra conversazione. Ma la vicenda, come dire, non è ancora finita, perché nel momento in cui Demetra non trova la figlia, il mondo, l'intero mondo, cade in una grave carestia. A questo punto, grazie alla mediazione, diciamo, di Hermes, ma anche di Zeus, si cerca di convincere Demetra di convincere Ade a restituire la figlia, perché il mondo stava per morire di fame, la scomparsa dell'agricoltura stava creando un'enorme carestia.
alla fine, insomma, diciamo che Ade si convince, viene convinto a restituire la sua, insomma, Cori, Persefone, ma era troppo tardi, nel senso che la divinità aveva già assaggiato il frutto, come dire, proibito, o meglio, il frutto simbolo, no, del matrimonio, ma anche del mondo infero, cioè la melograna. E dunque, in qualche modo, diciamo, si era sposata, il matrimonio era avvenuto, e qui vedete, noti, questo è un famoso Pinax da Locri che ci fa vedere, no, la divinità, cioè Core seduta con Ade, cioè Persefone e Ade seduti nel regno dei morti. Ed è un'iconografia, come dire, diffusissima, sono diventati marito e moglie. Ecco perché il rapimento, vedete, è funzionale, qui abbiamo l'origine di tutta una serie di simboli, no, che verranno poi acquisiti all'interno della procedura standard, diciamo, del matrimonio. Dunque si è sposata e si arriva alla mediazione. Una parte dell'anno Persefone deve rimanere con suo marito, come giusto che sia, secondo le regole, e in quel periodo la terra non darà frutti. Nell'altra parte dell'anno Persefone torna dalla madre e dunque la terra ritorna a essere rigogliosa, e nella sostanza abbiamo spiegato con grande semplicità il ciclo delle stagioni, il tema matrimoniale, cioè questo mito spiega praticamente i tre quarti dei passaggi, insomma, delle potenzialità documentarie del mondo antico, no? Quindi la connessione con i cicli stagionali, la connessione con il matrimonio e la connessione con il regno dei morti. E anche per questo che moltissime iconografie sono ambigue e possono valere sia per il matrimonio che per il funerale. Lo so che è un paradosso, ma è così. Certe iconografie sono, come dire, sono caricate e si distinguono malamente, però insomma, si possono distinguere se sono matrimoniali o funerari. E dunque la nostra Demetra, è per questo che mi piace ricordarla, anche perché adesso la vedremo in azione nelle feste delle Tesmoforie, la nostra Demetra è la divinità non solo dell'agricoltura, vi dicevo, ma del ritmo regolare delle stagioni. Ecco perché prende il nome, questo è uno dei motivi, per cui la definiamo Tesmoforos. Ovviamente non tutti gli studiosi sono d'accordo, io vi sto dando una sintesi che mi sembra quella più credibile. Ancora, dobbiamo ricordare l'eccezionale importanza dei doni che questa dea, cioè Demetra, ha portato agli uomini. Oltre all'invenzione del grano, essa ha insegnato agli uomini a lavorare la terra e ha istituito le leggi che li hanno condotti a praticare la giustizia. Questo fatto giustifica il soprannome di Tesmoforos, quasi fosse legislatrice. E dunque questo è l'aspetto più interessante, secondo me, e che è quello poi che noi troviamo all'interno di queste feste, che sono, come dire, un momento di, come sempre la festa è un momento di sospensione dell'ordine naturale, per questo è anche interessante, no? Come il carnevale oggi. Le feste sono un momento in cui l'ordine costituito si spezza in maniera, come dire, provvisoria, per poco tempo, per poi ricostituirsi. Ed ecco che le Tesmoforie avvengono nel mese di ottobre, abbiamo detto. Chiaramente conosciamo quelle di Atene, conosciamo, come dire, sicuramente questo tipo di feste dovevano avere una grande variabilità, però dovevano svolgere quasi tutte entro, insomma, il mese di ottobre, prima della semina. Questo è un dato interessante, prima che i campi venissero seminati. E dunque la funzione era quella probabilmente di risvegliare le energie positive generatrici, ho indicato, della terra, sia della terra che della donna. Infatti, e qui vengo al punto che mi sembra interessante per la nostra giornata, erano del tutto vietate agli uomini. Quindi si discute sulla presenza forse di un personaggio maschile che doveva poi tagliare, eseguire il sacrificio degli animali. Però non conta, diciamo che nell'insieme era un momento totalmente al femminile. Gli uomini erano esclusi,
per la, come dire, da questa manifestazione che prevedeva che le donne andassero via di casa per 3 giorni. E dunque un momento, capite, dedicato totalmente all'universo femminile. E come tale ha avuto anche delle ripercussioni, insomma, importanti, come vedremo fra un attimo con Aristofane. Diciamo che nell'insieme, come dire, le fasi erano 3, io ho segnato 3 giorni, ma in realtà è probabile che in Sicilia durassero molto di più. E, studiando il mondo antico, noi dobbiamo sempre abituarci a una grande variabilità, nel senso che, come dire, non esistono schemi predefiniti. Noi, insomma, man mano che procediamo negli studi, vediamo sempre una grande variabilità e una grande complessità. Quindi ogni caso fa storia a sé. Comunque, diciamo che ad Atene il primo giorno viene chiamato Anodos, cioè salita. Quindi le donne, imitando le vicende di Demetra, quindi della mamma per eccellenza, hanno vagato, hanno vegliato tutta la notte, quindi hanno rimesso, come dire, in scena in qualche modo il momento di disperazione della ricerca della figlia, e salgono al santuario di Demetra, Tesmoforia, sul colle dell'Apnice. Il secondo giorno, Nesteia, incomincia, insomma, le donne si accampano in questo all'aperto, all'interno di schenai, sono forse delle tende, quindi si accampano all'aperto, e ovviamente all'interno del recinto, che è un luogo sacro, protetto, e digiunano. Quindi si lamentano della scomparsa di Persefone e incominciano, come dire, la pars destruens, quindi ripercorrono le vicende mitiche insomma, di Demetra. E poi questa cosa, insomma, che indica, come vedete nell'immagine, vedete le donne che partecipano alla tesmoforia hanno sempre in mano un porcellino, e fanno questa operazione altamente simbolica, recuperano delle carni di porcellini, questi porcellini che erano stati sacrificati normalmente 4 mesi prima in occasione di altre feste in cui questi porcellini venivano buttati all'interno di buchi nella roccia, di fenditure della roccia, e quindi, con gesto chiaramente altamente simbolico, mescolavano dei semi nuovi alle carni ormai putride di questi maialini che erano stati appunto inseriti, come dire, il gesto simbolico è quello di buttare in basso, no? Buttare all'interno della terra, quindi maialini che ripercorrono il percorso verso gli inferi, sostanzialmente verso il basso, come fossero dei botroi, insomma dei pozzi. E sempre in questo secondo giorno maneggiano degli oggetti, diciamo, misterici, perché noi poi, non ve l'ho detto a proposito dei misteri eleusini, noi sappiamo poco, perché questi misteri che erano appunto dedicati, riservati ai mistai, cioè a quelli che stavano zitti, e insomma erano regolati da leggi molto severe, non si potevano rivelare i segreti, il mistes, cioè l'iniziato, non poteva rivelare, pena la morte, questi segreti. E dunque ancora oggi noi sappiamo molto poco. Sappiamo quello che dicevano gli autori cristiani per prendere in giro i pagani, ecco, diciamo. Però sappiamo in realtà molto poco. E sicuramente in questa fase le donne maneggiavano oggetti appunto misterici, collegati alla fertilità, quindi falli di varia forma, soprattutto di vario materiale, serpenti, eccetera. Terzo giorno, Calligeneia, anzi se vogliamo dire alla greca, c'è la bella nascita. Quindi dopo questa fase di allontanamento dalla società, anche fisico, vedete, di vita in comune, di azioni rituali, di cose fatte, dette e, come dire, e maneggiate, le donne tornano di nuovo, come dire, rinascono nuove e sostanzialmente compiono un nuovo sacrificio e ricominciano a mangiare. Ricominciano a mangiare la carne degli animali sacrificati. E un altro elemento interessante di questa fase, che appunto vede una sorta di sospensione delle regole, è quella della volgarità. Le donne si scambiano parole volgari, quasi fossero, insomma, in maniera apotropaica, in maniera benaugurante, no? C'è anche il turpiloquio, spesso
è previsto. Pensate, ripeto, al nostro carnevale, no? In cui tutto è lecito. E tutto è lecito perché il carnevale dura poco e poi si ritorna all'ordine costituito. E quindi le donne poi invocano la dea per avere figli. Dunque tutto questo, ribadisco, è negato agli uomini. È il momento delle donne in cui, come dire, si allontanano e vivono da sole. Ecco perché Aristofane ci fa una commedia. Aristofane, noto commediografo, no? Ateniese, nel 411, qui vedete il teatro di Dioniso, appunto, e mette in scena le Tesmoforia Zuse, una commedia molto divertente che, come dire, ci fa capire come la donna sia sì un elemento che comunque, e questo lo riprenderemo alla fine, in qualche modo fa paura. Fa paura per la sua capacità di generare figli, insomma, quindi è un, come dire, è un elemento che è stato sempre, come dire, gestito malamente dagli uomini nel corso dei secoli. Ma veniamo un attimo ad Aristofane, e quindi in grande sintesi lui nella sua scena, insomma nella sua commedia, fa parlare Euripide, il quale, no, temendo che tutte le donne che andavano che abbandonavano la città per andare alle Tesmoforie potessero tramare una vendetta contro di lui, no, perché lui le aveva messe in cattiva luce nelle sue commedie, e cerca di convincere alcuni amici, adesso insomma la stiamo facendo breve, a travestirsi da donne e a partecipare a queste feste. Ovviamente il travestimento verrà scoperto, insomma creando l'azione comica, mettiamola così, però fuori di metafora, si vede insomma un universo maschile che un po', come dire, sta a guardare questo mondo femminile che si isola, che ha delle regole proprie, e un po' ne è intimorito. Qui vedete una scena parodica, insomma, preso, si trova su un cratere a Campana, che probabilmente viene cita queste Tesmoforia Zuse, che meriterebbero anche queste, insomma, una narrazione autonoma, però adesso non abbiamo tempo. E procediamo dunque con la conclusione, diciamo, sempre usando Diodoro Siculo, su questo mondo di Demetra e Core in Sicilia, e qui vedete come poi questo racconto si sia trasformato in attività, come dire, in scultura, in pittura, in architettura, con un mondo di simboli. Qui vedete Demetra con la fiaccola a forma di croce, il porcellino, vedete, insomma, io adesso non mi voglio stare qui ad annoiare con le diverse interpretazioni. In generale possiamo dire che una buona parte della produzione, anche sia artistica che artigianale, del mondo siciliota, insomma, riguarda questo pezzo importante della società. E dunque Diodoro Siculo ancora una volta dice: quanto agli abitanti di Sicilia, che grazie al loro rapporto intimo, qui c'è un errore scritto male, intimo con le dee, per primi avevano beneficiato del grano, essi istituirono per ciascuna di loro dei sacrifici e delle feste, alle quali danno il nome delle dee, la cui data indica i doni che hanno ricevuto. E ancora, pertanto essi hanno collocato il ritorno di Core nel momento in cui... Scusate che ho sposto questo... Nel momento in cui il grano viene a maturazione e celebrano questo sacrificio e questa festa con grande santità e fervore religioso, questo per quanto riguarda Core. Essi poi hanno scelto il momento del sacrificio Demetra nel momento in cui si comincia a seminare il grano e celebrano la festa che porta il nome di questa divinità per 10 giorni, dando il massimo splendore a questa iniziativa. Dunque, il rapporto tra Demetra e Core in Sicilia è stretto e fondamentale e riguarda moltissimi aspetti della vita, come dire, anche quotidiana, non solo della città. Ecco, l'ultima parte. È costume inoltre che in quei giorni di festa si usi un linguaggio osceno durante i loro incontri, perché quando la dea era afflitta per il rapimento di Core, si mise a ridere per questo linguaggio scurrile. E dunque un altro elemento che caratterizza questo momento di festa, intesa proprio come sospensione della normalità. Ovviamente i luoghi demetriaci sono tantissimi e io non ho neanche la competenza
per mostrarveli nel dettaglio, e forse in questo caso non serve neanche, cioè, ormai abbiamo capito che la connessione con queste due dee e la Sicilia è assolutamente importante. Uno dei santuari più famosi, anche perché sinceramente tra i meglio conservati per una serie di concomitanze di tipo, insomma, di tipo archeologico, è il santuario di Bitalemi a Gela. Eccolo lì, che si trova sulla sinistra, diciamo in posizione, vedete, è interessante la posizione, vedete, si trova sulla sinistra del fiume Gela e vedete, in una sorta di posizione periferica ma vicina alla città, quindi si spiega bene la posizione di norma periferica oppure periurbana di questi santuari, perché le donne dovevano uscire e rientrare e permetteva questo passaggio di status. Poi vi ho aggiunto alcune immagini straordinarie di questo santuario che adesso è in corso, insomma, di ripresa, viene proprio in questi ultimi tempi, viene in corso di studio e di ripubblicazione, perché vedete lo stato di conservazione di queste offerte è straordinario. Qui ho messo solo alcune immagini che ci fanno vedere l'atto rituale, ecco, mettiamolo in questo modo, le tracce, voi guardate l'archeologia come parla un linguaggio diverso rispetto alle fonti, e quindi è solo mescolando le due cose che noi riusciamo a ricostruire il momento di festa, perché vedete, se solo noi ci dovessimo fermare all'archeologia, vedremmo alcune strutture a Bitalemi, ma soprattutto una serie incredibile di oggetti deposti in maniera significativa. Vedete che tutte queste chiriches vengono deposte al contrario, quindi secondo una precisa sequenza rituale, ed è la prova, come dire, proprio più tangibile dell'atto sacro in sé, della frequentazione, no? Del momento in cui queste donne si isolano e poi ritornano all'improvviso, come dire, ritornano alla loro quotidianità. Ovviamente anche Agrigento ha dei luoghi demetriaci, e il discorso qui io ve ne segno tre, ma adesso andremo velocissimi perché non voglio entrare nei dettagli, soprattutto non ho le competenze per entrare nei dettagli. È molto interessante a livello generale, ragionare magari se questi luoghi sono separati, ognuno con delle specificità, oppure potessero essere collegati tra di loro, cioè immaginando delle fasi diverse, delle festività diverse e il collegamento anche con, cioè, o più momenti della stessa festa, oppure, come dire, una divisione un po' più netta tra momenti della stessa festa oppure feste diverse. Insomma, in ogni caso è uno studio che qualcuno farà sicuramente meglio di me. Io vado velocissimo perché vi cito solo il Tempio di Demetra sotto San Biagio, sotto la chiesa di San Biagio, cioè il Tempio C, che è datato alla prima metà del V secolo, con un esempio straordinario di continuità di culto, devo dire che è meravigliosa dal mio punto di vista, no? Ormai l'archeologia si basa sempre sulla continuità, e qui la vediamo proprio come una continuità fisica tra tempio, diciamo, pagano e chiesa cristiana, con i suoi altari circolari. Poi il grande complesso di Porta Quinta, anche qui è molto suggestivo, insomma, questo complesso sacro è straordinario, e devo dire che è anche di una complessità incredibile. E io qui sotto ho messo come titolo Tre terrazze per 3 giorni di festa dedicate alle dee, non si sa, sarebbe bello, perché come sapete questo enorme complesso che si trova a cavallo di Porta Quinta, vedete, è fatto del famoso terrazzo dei Donari, quello, come dire, scavato da Ernesto De Miro, è fatto da questo grande terrazzo posto a est di Porta Quinta, qui vedete in azzurro, e poi è fatto da questa parte centrale che si trova esattamente al centro, come dire, della via processionale di questa enorme platea, cioè enorme, questa platea importante che parte da Porta Seconda, la platea IL, e che va a finire proprio all'interno di quest'area sacra, per poi ovviamente uscire fuori da Porta Quinta. Questo
Quest'area sacra probabilmente divisa in due settori, vedete, c'è una parte con i due edifici templari, cioè il cosiddetto Tempio dei Dioscuri e il Tempio Elle, e poi tutta una parte superiore, vedete, con il terrazzo dei recinti e degli altari circolari. Dunque, questo complesso incredibile, molto intrigante è l'ipotesi che fa De Miro che quest'ultimo terrazzo, che prevede la presenza di un piccolo edificio e di tre, diciamo, basi per donari e di un ampio spazio vuoto, suggestiva l'ipotesi che qui potesse avvenire il terzo giorno di queste feste che vi ho detto, insomma delle tesmoforie, no? Al Caligeneia, che potevano svolgersi all'interno di questo settore, ma qui, come dire, c'è ancora molto lavoro da fare, nel senso che è un'ipotesi che andrà ben molto meglio argomentata. Ecco, qui vi faccio vedere questa grande via processionale che è interpretata in questo modo, che collega sostanzialmente Porta Seconda, vedete, a questo grande santuario demetriaco che qui vedete, insomma, all'interno di Porta Quinta, e il rapporto, secondo me, è anche significativo con la Colimbetra. Ci sono tutti gli elementi, come dire, del culto demetriaco, la perifericità rispetto come dire, al centro della città, l'acqua, insomma, oltre che abbiamo, come dire, una grande quantità di oggetti archeologici ritrovati negli anni. Qui si vede una stessa immagine che ho trovato su internet con la situazione, diciamo, attuale, e un'ipotesi di ricostruzione, vedete, dei terrazzi. Questo è il terrazzo a est, col portico e la tolos, questa è Porta Quinta, e la parte centrale, diciamo, del santuario e il terrazzo dei Donari, tanto per, come dire, fare vedere un'immagine che ai non addetti ai lavori, insomma, dovrebbe risultare più chiara, ma anche agli addetti ai lavori, vi dico la verità. E poi il terzo luogo demetriaco è quello che si trova, vedete, proprio di fronte a questo settore che abbiamo appena visto, che è da poco oggetto di nuovo di ricerche archeologiche. E si trova nella collina, vedete, di Sant'Anna, che si trova al di là del fiume Ipsas, in un collegamento, come dire, periferico, però in situazione, come dire, di comunicazione magari visiva. Insomma, interessante questa possibilità che questi santuari in qualche modo fossero collegati tra di loro, ecco, in buona sostanza. Io posso fermarmi insomma, a questo punto. Rimane la seconda parte che ho voluto aggiungere, perché per avere un quadro, spero di non prendervi troppo tempo, ma vado veloce, quindi insomma riusciremo a finire abbastanza nei tempi. Ho pensato di aggiungere quest'altro aspetto, sia per la presenza importante di questo culto delle ninfe, sia perché mi è utile per le conclusioni, insomma, in buona sostanza. Vedete, prima abbiamo parlato soprattutto del matrimonio, dell'agricoltura, del mondo dei morti, e adesso ci manca questo pezzettino importante nel mondo, come dire, nell'universo femminile. La bambina è pronta al matrimonio. Cosa succede? Succede che questo grande mondo delle ninfe è un mondo molto difficile da sintetizzare e da spiegare. Diciamo che nell'insieme la ninfa è un essere femminile, intanto, questo è sicuro, che deve incarnare il carattere vitale e creativo della natura. Quindi ha questa sua connotazione di base. Ma attenzione, il termine ninfe vuol dire anche che, insomma, è un essere femminile attraverso il quale l'uomo diventa ninfaios, cioè diventa sposo felice, che vuol dire che porta a termine la sua funzione nell'ambito della città antica. E ancora si discute, ma sono dee o fanciulle mortali? Non si sa, ma c'è veramente molta, come dire, molto da fare intorno a queste figure, che sono, come dire, ambigue, ma forse volutamente ambigue. C'è chi dice che sono mortali, altri che sono divine. Esiodo dice che trova una via di mezzo, no? Un po' democristiana, dice no, sono molto longeve, ma non immortali. E dunque, però, sono molto interessanti, per questo io mi dilungo un secondo, perché, vedete, sono anche nutrici di dei o eroi. Quindi sono sostitute, sono un po', come dire, delle madri acquisite, hanno questa forte valenza, come dire, no? Curotrofica. Adesso lo vedremo meglio. E poi si presentano per triadi, anche questo io, come dire,
mi sembra di grande interesse, no? Come se fossero aspetti diversi di una grande dea madre trimorfa, ma comunque non ci dilunghiamo, diciamo solo che spesso si presentano per triadi e quindi ci sono le ninfe del mare, delle sorgenti, degli alberi, insomma sono classificabili con grande cura. A noi interessa invece, interessano due aspetti sui quali mi soffermerò brevissimamente, cioè il fatto che intanto è ancora una volta un culto totalmente femminile, anche se accompagnato, vedete, spesso c'è un Hermes, c'è un Apollo, come in questo caso, però è un culto al femminile, sicuramente complesso e polisemico, per cui io vi do, cioè, come sempre nel mondo antico non c'è un'unica interpretazione, spesso l'ambiguità è voluta. E a me interessa ricordare il collegamento con l'acqua, perché le ninfe, comunque le mettiamo, hanno un collegamento con l'acqua oppure con l'umidità, in qualche modo, no? Con la potenza fecondante dell'acqua. In qualche mito si vede che insomma, Achelò sarebbe uno dei padri delle ninfe, Achelò è la divinità delle acque che scorrono, no? E poi le ninfe si collegano allo stato transizionale, cioè uno di quei rituali di passaggio che mi servono per chiudere questo discorso della donna, ovviamente. E dunque, il collegamento con l'acqua va da sé, perché l'acqua, come vedete, insomma, ho scelto qualche immagine di queste ninfe in collegamento con gli ambienti umidi, che sia proprio acqua corrente o acqua stagnante, vedete, qui ci sono diverse possibilità, vedete, sono sempre... Le ninfe sono presentate per triadi con, come dire, un'altra divinità. E vi dicevo, il collegamento con l'elemento umido è più chiaro, no? Perché è l'elemento che vivifica, cioè l'acqua come origine della vita, non solo elemento necessario, ma proprio elemento in cui nasce la vita. E questa è, come dire, è una simbologia abbastanza chiara. Mentre più interessante è il collegamento delle ninfe con gli stati transizionali, cioè la bambina è pronta per il matrimonio. Torniamo ancora una volta al matrimonio. Il matrimonio, come dire, è proprio l'elemento su cui si basa moltissima, una gran parte della simbologia antica. E ancora una volta uno, insomma, dei matrimoni per eccellenza a cui si fa riferimento, oltre Era e Zeus, anche quello di Peleo e Teti. Le famose nozze di Peleo e Teti, che poi daranno origine a diversi problemi, perché sono all'origine della guerra di Troia, no? Però diciamo che le nozze di Peleo e Teti, che qui vedete rappresentate nel cratere François, ci permettono, insomma, di aprire quest'ultima parentesi sugli stati transizionali delle donne. E dunque, all'inizio la donna, la bambina, è Parthenos, cioè è giovane e vergine, e quindi si caratterizza come la fase dell'infanzia, in cui, come dire, che ha i suoi simboli, che ha i suoi, come dire, riti, però la donna non è ancora pronta per il matrimonio. Poi ecco che entra in questa fase difficilissima, e anche, vorrei insistere sul tema, come dire, del fatto che fa paura all'universo maschile, perché questo è l'elemento che, come dire, secondo me ci dovrebbe far ragionare di più. La ninfe è la ragazza che diventa matura sessualmente e quindi in qualche modo va controllata, perché a questo punto potrebbe diventare qualcos'altro. Quindi nel momento in cui la ragazza matura dal punto di vista sessuale richiede una specie di controllo rituale, per evitare che si possa trasformare in un elemento negativo. Quali sono gli elementi negativi? Cioè, l'elemento positivo è quello della trasformazione in Vinè, cioè donna compiuta che si sposa e partorisce e dà tanti figli alla polis. E questo è l'elemento, come dire, è la sequenza perfetta. Ma attenzione, perché la ninfe potrebbe diventare anche, che so, un'amazzone, per dire, per scegliere un modello negativo. Chi sono le amazzoni? Sono quelle donne che sono il massimo male nell'universo, no? Nell'immaginario maschile. Donne che si tagliano un seno per tirare meglio con l'arco. Donne che non si sposano e addirittura donne che combattono. E se vogliamo proprio peggiorare la situazione, le nostre, come dire, le nostre amazzoni scelgono loro
l'uomo con cui accoppiarsi. Cosa, capite, che abbiamo in un attimo abbiamo distrutto i fondamenti della polis. Ecco perché questo momento della ninfa è un momento delicatissimo che richiede un controllo sacro, mettiamolo così. E dunque, perché vedete, perché le ninfe sono sempre immaginate, hanno questa funzione, sono divinità curotrofe, sono curotrofoi, cioè devono presiedere alla nascita e allo sviluppo, quindi moltissime divinità sono, come qui vedete questo Pinax straordinario, dalla casa della Farnesina, vedete le ninfe che si prendono cura del piccolo Dioniso che ha una vita sfortunatissima, no? Cioè, vi ricordate nel mito, viene fatto a pezzi, insomma le ninfe lo proteggono e lo salvano, ma tanto poi Dioniso rinasce. E dunque si insiste molto su questo valore, no, su questa funzione delle ninfe, come coloro che si devono prendere cura della nascita e dello sviluppo dei bambini, meglio se divini. E c'è un santuario importante dedicato alla ninfa proprio, ad Atene, alle pendici meridionali, c'è questo santuario dedicato alla ninfa, cioè alla donna matura che sta per sposarsi, e da questo santuario sono state recuperate moltissime vasi di questo tipo, queste sono l'utroforo, sono vasi speciali che servono proprio nel matrimonio e che vengono utilizzati nella ritualità con cui andremo a concludere. E, vi dicevo, anche Agrigento ha il suo, come dire, il suo côté, diciamo, collegato alle ninfe. Sono ben contento che i lavori siano ripresi proprio nel santuario rupestre, che probabilmente offrirà degli elementi di studio ulteriori a questo tema, no? Qui vedete che ci sono tutti gli elementi, c'è la perifericità, c'è una grande fontana e ci sono anche dei modellini che ci aiutano nella ricostruzione, ma qui Valentina Camminneci saprà molto più di me su questo tema, quindi io ve lo ricordo solamente. O un altro pezzo probabilmente collegato a queste ninfe potrebbe essere, ma qui proprio lo dico così, insomma, l'area fuori Porta Seconda, no? Qui dove ci sono tutti questi pinaches inseriti nella roccia, quindi un tipo di ritualità collegato all'ambiente, alla natura. Comunque, insomma, è un tema che si potrà sviluppare molto bene anche ad Agrigento. E, cosa mi interessa dire? Che all'interno di questi ninfei, ecco, questo volevo dire, questi santuari dedicati alle ninfe sono luoghi dove avvenivano dei riti molto precisi, prematrimoniali. E all'interno di questi santuari, qui vedete una ricostruzione di un ninfeo, che ho trovato, ovviamente viene da Locri, un luogo famoso insomma, per i suoi santuari, siamo in Magna Grecia, siamo in Calabria. La città di Locri era famosa per i suoi santuari e la grotta Caruso aveva appunto questo grande, importante ninfeo dove le ninfe, cioè le donne pronte per il matrimonio ma non ancora sposate, dovevano iniziare, si svolgevano una serie di riti proprio collegati alla fertilità, per esempio al bagno rituale che doveva avvenire prima del matrimonio in maniera da aumentare la fecondità, ma come vedete in questo disegno ricostruttivo anche una serie di offerte di oggetti che dovevano sancire il passaggio di stato. Venivano per esempio dedicate le bambole di terracotta oppure oggetti della fanciullezza, tipo i giochi oppure i vestiti o addirittura una ciocca di capelli. E questo doveva segnare il passaggio di stato da ninfa a donna matura. Ecco, qui vedete gli oggetti recuperati all'interno di questa, della grotta Caruso, che vedete, e ci presentano sempre, ce ne sono tantissimi, ci vorrebbe molto più tempo per, come dire, rispetto a quello che abbiamo, però intanto per sollevare la curiosità, vedete questi oggetti che presentano sempre la triade, no? Le ninfe divise in tre, che ribadiscono, come dire, questa finalità transizionale. E andiamo a concludere, perché allora abbiamo visto Demetra e Core, abbiamo visto le ninfe, quindi questo universo femminile c'è un primo livello di lettura che è quello più semplice, quindi va bene. Demetra ci rappresenta il grano, le ninfe rappresentano l'acqua, sono tutti elementi molto importanti e quindi c'è un collegamento base, diciamo, al mondo agricolo e al sostentamento del mondo antico.
Benissimo, ma è un po' poco, perché invece molto più profonda, secondo me, è il passaggio successivo, che è quello con cui andiamo a concludere. Il passaggio successivo è quello proprio della valutazione del mondo femminile, e dei suoi pericoli. Ma i pericoli visti dal punto di vista maschile, perché il mondo femminile non ha nessun pericolo in sé. E dunque, vedete, è abbastanza indicativa questa immagine con Penelope. Quindi il modello, se vogliamo, che il maschio, come dire, greco, vuole trasmettere, insomma, vuole continuare, presentare in maniera, come dire, quasi ossessiva, è quello di Penelope, che vive la sua vita funzionale al matrimonio e che non si concede ai pretendenti, insomma la vicenda la conosciamo molto bene, no? E aspetta il marito. Quindi questo è il modello principale. Invece, di contro, c'è tutta una serie di elementi, come dire, problematici, tra cui quello che vi ho indicato qui. La donna è un essere pericoloso, perché con la maturazione sessuale la donna diventa un essere che va in qualche modo controllato. E allora il matrimonio diventa una sorta di contratto che permette di contenere questo pericolo, ovviamente pericolo tra virgolette, io sto dando un'interpretazione, come dire, un po' tagliata con l'accetta, diciamo così. E allora il matrimonio permette di contenere questo pericolo che diventa risorsa, perché il matrimonio è veramente il punto cardine su cui si incentra la vita della polis, assolutamente. E dunque, chiudiamo parlando dell'ultimo rito, quello che avviene proprio in pieno inverno. Il mese dedicato alle nozze era il mese di Gamelion, da Gamos, insomma, che vuol dire proprio nozze. Sempre prendendo come modello, insomma, i matrimoni più famosi del mondo nautico. E il matrimonio, come sempre, si divide, cioè la ritualità del matrimonio si divide in tre fasi, sempre, come dire, cioè sempre ritorna molto bene questa sequenza per triadi. Diciamo che normalmente dura si compone in queste tre fasi: proaulia, primo giorno, gamos vero e proprio, il giorno del matrimonio, e poi epaulia, il terzo giorno, che, come dire, con i riti di chiusura. Io adesso non mi voglio dilungare perché sto già prendendo troppo tempo, però voglio chiudere illustrandovi queste fasi del matrimonio, che alla fine sono, secondo me, la chiave di lettura ultima di tutto quello che vi ho detto. Nel senso che al termine di tutto, insomma, c'è questa grande ritualità che è quella del matrimonio. Quindi il punto di partenza è il fidanzamento. Il fidanzamento è molto interessante questa, meglio la promessa o una sorta di promessa di matrimonio, che i greci chiamano engue o enguesis. Ma attenzione, questa promessa, nonostante questa cosa molto carina, vedete, questa tanagrina in cui si vede si vedono i due fidanzati sostanzialmente che si approcciano, in realtà la promessa di matrimonio viene fatta tra uomini, cioè viene fatta tra il padre e il futuro sposo normalmente, o il fratello, insomma, comunque sono i due maschi della famiglia che si accordano, fanno un contratto. E questo contratto viene sancito con una stretta di mano. I due maschi si stringono la mano e decidono quali sono le condizioni di questo contratto, no? Per cui la dote, insomma, cosa va a chi, insomma, in qualche modo. E attenzione che 14 anni è l'età giusta per contrarre il matrimonio. Quindi 14 anni era un'età corretta, quindi anche un po' prima poteva andare bene. Quindi dopo questa sorta di atto formale poteva venire, qui vedete un'altra scena di corteggiamento su cui ruota buona parte dell'iconografia della produzione, chiamiamola artistica, qui vedete un quadro di Pompei, un Pinax da Pompei. E il primo giorno, vi dicevo, proaulia, quindi ci sono tutta una serie di rituali, qui vedete, insomma, queste bambole in terracotta, che ci fanno vedere, insomma, nel primo giorno ci sono soprattutto sacrifici preliminari, cioè la preparazione prevede una serie di sacrifici, soprattutto ad Artemide,
che è la divinità vergine per eccellenza, ma anche Afrodite o Era o anche altre divinità. Però insomma, diciamo che la ninfe sacrifica gli elementi della propria fanciullezza, cioè abbandona la propria fanciullezza e quindi sacrifica i capelli, i giocattoli, le bambole, gli abiti. C'è anche un sacrificio animale, probabilmente un agnello, insomma capite anche la simbologia, e sacrifica anche la zone, cioè la cintura, no? Perché si scioglie la cintura della fase della verginità e, come dire, ci accompagna verso la fase 2, il giorno dopo, insomma, il giorno delle nozze vere e proprie. Quindi una fase di preparazione. Adesso io la faccio molto breve qua perché l'ho messa troppo lunga e userò solo delle immagini, perché sennò altrimenti ci dilunghiamo troppo. Però diciamo che il secondo giorno è quello più importante, per cui il secondo giorno parte con un bagno rituale, su cui insomma ci siamo già dilungati prima, e poi il giorno, come la giornata si articola nella preparazione della sposa. La sposa è vestita, è preparata, è truccata, è vestita con gli abiti migliori. Grande attenzione viene collegata al sandalo, perché il sandalo si allaccia la mattina quando è ninfe e si slaccia la sera quando è diventata guinée. Quindi il sandalo assume una grande valenza simbolica. E poi c'è il corteo nuziale, in cui le due, come dire, si ripercorre in qualche modo simbolicamente il percorso di Demetra, no? Perché è sempre accompagnato dalle fiaccole. E poi c'è la cerimonia di accoglienza della sposa nella sua nuova casa, con l'uso di tutta una serie di fiori e frutti che diventano simboli, per esempio la melacotogna, i datteri, la frutta secca, i fichi, le noci. E poi la prima notte. È la prima notte, ma prima della prima notte c'è il gesto più importante che adesso vi faccio vedere, cioè l'anacalipsis, cioè lo svelamento della donna. E ho messo delle immagini qui perché così insomma, le sintetizziamo ancora meglio, perché non voglio poi dilungarmi troppo. Dunque vi dicevo, questo è un bagno rituale, spero che riusciate a vedere, no? Un amorino non a caso è un eros che lava la sposa, la futura sposa, quindi questo bagno rituale, quindi il collegamento con l'acqua. E poi vedete le ancelle che preparano il sandalo, che viene legato da ninfe, slegato quando diventerà ormai guinée, donna fatta, donna sposata. E poi un altro passaggio importantissimo, vedete, è il corteo nuziale, che è quello che porta e che in qualche modo, vedete, ripercorre il rapimento, no? E questo è il momento del cosiddetto rapimento, in cui il marito rapisce la sposa da casa simbolicamente del padre. E prima di entrare a casa c'è questo gesto simbolico, no? La presa al polso, cioè il marito, il futuro marito, vedete che il mondo greco è fatto proprio di una gestualità straordinaria. Questa è la futura sposa, purtroppo ho trovato questa scena divisa in due, non ho fatto in tempo a unirla. Comunque in greco sarebbe keir epikarpo, cioè la mano per il polso, quindi vedete la sposa preparata e tutta ghindata viene presa al polso dal futuro sposo, anch'esso anche egli ha ghindato insomma al meglio delle possibilità, e la presa al polso è una presa simbolica, la presa del braccio, la presa al polso, la presa del corno nel caso di Europa, di Zeus o d'Europa, no? Quindi sono prese simboliche che indicano, come dire, la presa di possesso, quindi è un gesto simbolico fortissimo, no? Perché vuol dire un atto sessuale, ma è anche un atto simbolico, quindi insomma è la presa di possesso di questa donna. E poi, ecco, prima della prima notte, l'anacalipsis, cioè lo svelamento, la donna è velata. Sappiamo anche che questo velo dovrebbe essere di colore rosso e la donna, qui c'è un interessante, come dire, si potrebbe approfondire ma non lo faremo, perché in alcuni casi la donna si svela da sola, cioè alza il velo e quindi si svela il futuro marito, in altri casi è il marito che la svela e capite che due cose sono, come dire, di non poco interesse, nel senso che sono due posizioni molto diverse.
soprattutto per quanto riguarda, insomma, l'autonomia della futura Guinée, della futura sposa. Il terzo giorno è così, si completa questa procedura lunghissima con un altro banchetto e con l'esposizione, soprattutto la presentazione dei doni. Ci sono questi vasi che sono tipici, sono lutroforoi, sono vasi tipici collegabili a questa cerimonia del matrimonio, così come anche il Lebes Gamikos, no? Ci sono tutta questa serie di vasi che sono il Lebes, ovviamente collegato esclusivamente con il matrimonio. La lutroforos invece vale per tutte e due, vi dicevo, sia per il matrimonio sia per il funerale, perché conteneva acqua, quindi era acqua per purificarsi, e la stessa purificazione avveniva sia prima del matrimonio che durante la cerimonia funebre. Comunque, sentite, siamo arrivati alla fine e quindi a questo punto avete capito, insomma, il taglio che ho voluto dare. La parola chiave di tutto questo è cosmos, o meglio, caos contro cosmos. Da una parte abbiamo il caos, che vuol dire una società non regolata, e qui entra Demetra, che invece crea il cosmos, che vuol dire ordine. E l'ordine cosa vuol dire? L'ordine, per il caso, nel caso della donna, come vedete in questa scena di genere, per cui la donna è seduta, ha uno specchio in mano, ha tutta una serie di, ha un'ancella che gli fa vedere questa cesta, la donna deve definire il suo status, può definire, tranne rarissime eccezioni, il suo status all'interno dell'oikia, cioè la donna è la regina dell'oikos, cioè della casa, e la sua funzione si deve, come dire, collegare a questo ambiente chiuso, è Penelope, per capirci. E però allo stesso tempo, come dire, il fatto di definire questa sua funzione all'interno dell'oikia definisce anche, come dire, la sua funzione come polites, come cittadino, nel senso come elemento di una comunità maggiore. E questo vale, vi ripeto, sia nelle scene, insomma, nell'immaginario del matrimonio che nell'immaginario della morte. Quindi sono simmetriche queste possibilità. È interessante notare che invece nell'immaginario della morte, questa è una pittura da Pestum, interessante perché la donna viene rappresentata anche morta, come in questo caso, vedete, distesa sul letto funebre, agghindata, truccata, con tutte le offerte, vedete le uova, le melograne e le lamentatrici. L'uomo invece non viene mai rappresentato morto, viene rappresentato come cavaliere che rientra dalla guerra. Chiaramente qui sono immagini che la famiglia vuole dare di sé, ovviamente, però è interessante notare come noi non abbiamo rappresentazioni di uomini sul letto funebre, piuttosto sono le donne che vengono rappresentate sul letto funebre, e questa la dice lunga su quel tipo di, come dire, concezione abbiamo a che fare. E dunque, questa è veramente la penultima, sì, il matrimonio quindi serve come mezzo di coesione civica. Il matrimonio è quello con cui, come dire, la polis rimane coesa e integra anche elementi allogeni. Cioè il matrimonio è quello che permette di integrare in una polis elementi allogeni, diciamo indigeni. Pensate ai greci che fanno una colonia e che subito, i greci, insomma, in Magna Grecia, in Sicilia, e subito si devono integrare con i cosiddetti indigeni. Dunque, il matrimonio è veramente l'asse portante, no? E quindi capite che la religiosità privata diventa religiosità in qualche modo pubblica. Per questo io qui ricordo il fatto di studiare, è molto importante studiare sacra privata, cioè queste festività che avvengono nelle case e che però in qualche modo contribuiscono a creare un ordine, a rafforzare l'ordine costituito della polis. Qui c'è un'integrazione molto forte tra privato e pubblico. E qui, così vedete, concludo con questa immagine molto bella del quartiere ellenistico romano che ci vede protagonisti, ma io invece, questa è l'ultima immagine, perché metto a confronto, diciamo, la donna secondo, come dire, l'immaginario greco, e qui vedete qual è l'immaginario, come dire, come sarebbe l'immaginario greco di una donna, regina dell'Oikos, intenta
Per carità, agghindata, vedete perfettamente con tutto quello che abiti prestigiosissimi, gioielli, pettinature, eccetera, però comunque all'interno dell'oikos vedete che sta filando, da brava Penelope, sta filando la lana, c'è il fuso, con questa immagine sempre antica che però, come dire, mi permette di chiudere con una speranza. Qui vedete questo Pinax da Pompei, che forse rappresenta Saffo, ma non importa. Diciamo che in questo mondo, in questo quadro che vi ho tracciato, qui c'è una donna che orgogliosamente ci sta guardando e ancorché elegantissima, vedete il vestito, gli orecchini, la cuffia, per carità, molto elegante, ma ci sta dicendo con gesto simbolico: io so scrivere, quindi ci sta facendo vedere le tabule scrittorie, no? Lo stilo. E quindi ci sta dicendo: attenzione, io so anche scrivere, quindi insomma, come dire, è un monito per tutti gli uomini. E con questo io ho concluso e vi ringrazio per la vostra attenzione. Ho interrotto la condivisione. Grazie mille, professore Lepore, è stata una piacevolissima chiacchierata. Che Spero di ben. non essere stato troppo lungo, No, perché non credo proprio, credo tu sia stato perfettamente nei tempi e tra l'altro è stato così piacevole che il tempo è passato velocemente. Grazie per aver ripercorso le tappe della vita femminile nell'antichità ed averci anche detto alla fine che tutto sommato non c'è la speranza che non siano più soltanto queste le tappe della vita di una donna. Bene, passiamo, diamo la possibilità quindi di intervenire con domande, curiosità, osservazioni che verranno gestite. Cioè, io da qua non posso vedere se ci sono domande. Valentina? Allora, ringraziamo il professore Lepore. Grazie di avermi anche citato, di avermi chiamato anche in causa. Sicuramente Akragas rappresenta, volevo accendere il video, ecco, sì. Allora, Akragas sicuramente rappresenta una città che ha restituito dal punto di vista archeologico una dimensione femminile assolutamente, assolutamente affascinante. E comunque, per quanto nel periodo greco la donna sembra avere una condizione, sembra vivere una condizione mortificata, in realtà, come tu giustamente hai ben saputo spiegare, hai saputo ben argomentare, la donna, il ruolo sociale della donna è assolutamente riconosciuto e che il problema è che è soltanto confinato appunto all'interno dell'oikos. E soprattutto nella società greca assistiamo poi alla presenza di altre donne, meno considerate socialmente, ma altrettanto importanti per gli uomini e che sono ammesse alle diciamo a partecipare a questi momenti riservati ai soli uomini che sono i simposi e i banchetti e sono le etere, cioè le donne degli altri, no, scusate, le altre donne Altre. che sono anche diciamo spesso poetesse, flautiste, insomma, e la storia ci ha lasciato anche degli esempi illustri e affascinanti, come appunto l'esempio di Aspasia. Bene, dicevo che comunque Akragas ha questa dimensione femminile spiccatissima che emerge appunto dall'archeologia e soprattutto dall'archeologia del sacro.
Sono famosissimi i busti fittili, ne hai fatti vedere alcuni che vengono dai nostri santuari demetriaci o, secondo le ipotesi più recenti, santuari dedicati alle ninfe. In particolare abbiamo la fortuna di avere questi pendici orientali dell'Acropoli che sono particolarmente conservate, non solo dal punto di vista delle evidenze archeologiche, quindi la chiesa di San Biagio costruita sopra il tempio di Demetra, il santuario rupestre di cui tu stesso parlavi, fino ad arrivare alle fortificazioni e quindi a Porta Seconda, ma anche c'è una certa conservazione del paesaggio, c'è quel paesaggio sacro che è un misto di costruzione di rocce e di natura che faceva parte di questa evocazione del sacro e del divino e che era tipico appunto di questi culti legati a queste entità straordinarie, importantissime, che sono strettamente connesse con la natura. E ricordiamo anche che Empedocle, per parlare di acqua, cita proprio una ninfa, che è una ninfa acracantina, che è Nestis, che è la ninfa dell'acqua. Che è appunto quella dei quattro elementi. Scusate, ho fatto un breve intervento anch'io, volevo aprire un po' diciamo, ecco, c'è Luigi Lafasciano che vuole intervenire. Buonasera, riuscite a sentirmi? Sì, benissimo. Ah, buonasera. Grazie mille intanto, professor Lepore, per questa bella lezione, come anche un sentito ringraziamento alle organizzatrici. Io prenderei spunto proprio dall'ultimo commento della dottoressa Caminneci su Nestis, perché le vorrei chiedere. Cosa pensa dell'eventualità di una ritualità epifanica che completa i vari rituali che lei ha descritto per le ninfe terrene che si rivolgono a quelle invisibili? In particolare il contesto di San Biagio, del santuario rupestre di San Biagio, è un contesto che ho studiato nel corso della mia ricerca di dottorato e concordo molto con l'interpretazione che ne ha dato la professoressa Portale, per cui una ritualità legata alle ninfe non esclude quella anche collegata a Persefone. Il frammento di Empedocle citato dalla dottoressa Caminneci, inoltre, non esclude di pensare che luoghi del genere potessero essere anche usati da sapienti del tipo di presocratici, di cui Empedocle rappresenta l'ultimo esempio nella storia della Grecia classica. In particolare le modalità di deposizione dei votivi sono molto simili a quello di altre grotte per cui si è ipotizzato una ritualità epifanica e quindi una possibilità di comunicazione con gli invisibili, con l'invisibile, con Persefone in questo caso e con le ninfe, da ricercare in grotta e che sarebbero ulteriormente testimoniate da queste deposizioni. Cosa ritiene, cosa pensa di questa eventualità? Io sono assolutamente d'accordo, penso che la linea di ricerca sia molto corretta. Secondo me lei ne sa molto più di me, nel senso da questo punto di vista sul contesto di specifico lei è molto più, come dire, ferrato di me, dunque io posso dire in generale sono d'accordo. Sono d'accordo perché queste chiavi di lettura noi le abbiamo, soprattutto per chi si occupa di archeologia, insomma il fine di questa chiacchierata che è servita anche a me a mettere a fuoco alcuni temi, che noi archeologi, come dire, ci soffermiamo tanto giustamente anche, no? Sul dato materiale.
E spesso però poi perdiamo di vista, come dire, il contesto del dato immateriale. Quindi il tema della festa, come dire, di quello che si chiama la parte performativa, noi dobbiamo fare uno sforzo assolutamente, come dire, noi muovendo dal busto, muovendo dall'oggetto in situ, dall'oggetto, come dire, archeologico, noi dobbiamo fare uno sforzo di fantasia e di ricostruzione, soprattutto dell'aspetto performativo e dell'aspetto, come dire, nei limiti del possibile, no? Dell'aspetto rituale. Dunque, in assoluto sì, però nei dettagli lei ne sa molto più di me, quindi, come dire, in questo contesto, poi essendo argomento di dottorato, io le posso solo dire che, insomma, che lo pubblichi quanto prima. Se non lo sto provvedendo, sì, sto provvedendo, uscirà per le edizioni dell'Erma di Bretschneider la mia tesi di dottorato a breve, sono nella fase finale di redazione. Ecco, come dire, magari il prossimo incontro potrà fare lei, con cui, insomma, ci aggiorna sui risultati di questa ricerca, perché l'archeologia del sacro, io, come dire, da quando ho iniziato a seguire questo tema dell'archeologia del sacro, devo dire che con questa chiave di lettura io spiego veramente, non voglio dire tutto, ma un bel pezzo, anche l'economia, se vogliamo, anche un pezzo dell'economia antica. Certo. Quindi non le ho risposto praticamente. No, no, grazie. Intanto è una conferma utilissima per me. Sì, mi ha risposto. Se posso solo concludere, posso aggiungere solo una cosa. Può essere interessante, perché di solito si studia la ritualità epifanica come in qualche modo quasi confinata a esperienze liminali, per riprendere la terminologia Lavan Jennett. Quali per esempio i santuari terapeutici, gli interventi terapeutici onirici di Asclepio o quelli delle necromantici, la comunicazione. Sarebbe interessante, qua anche le chiederei un feedback se volesse, provare a immaginare che questo tipo di ritualità, intesa più come tecnica di comunicazione col divino, se fosse vero che può essere testimoniata, che è testimoniata nel contesto di San Biagio e quindi anche ad uso delle giovani ninfai, potrebbe essere interessante un parallelo di una notizia di Senofonte nei Memorabili, cito a memoria, in cui parla di Eracle e Efebo che nel momento appunto di ingresso nell'età adulta si siede in un posto isolato e ha una visione epifanica personificata della virtù e del vizio che le appaiono in quanto donne per guidarlo sulla retta via. Sarebbe interessante se potessimo ipotizzare che fossero tecniche che si insegnavano, facessero parte della paideia, quindi del processo di epifania e di... Certo, secondo me assolutamente, una linea di ricerca molto interessante, perché un tema che infatti ho proposto per alcuni, insomma, alcuni colleghi, insomma, che mi chiedevano approfondimenti per un convegno, il tema della paideia è assolutamente ancora da capire molto bene, secondo me. Cioè, noi pensiamo di aver capito... Io penso che abbiamo capito ancora troppo poco, e quindi sì, il tema della paideia è perfettamente centrato, secondo me. E aggiungo un'altra cosa, noi non dobbiamo dare troppa importanza alle categorie, insomma, alla schedatura, alla categorizzazione, alla catalogazione degli oggetti. Mi spiego meglio, l'ho detta male. Questi ex voto in generale vengono rifunzionalizzati a seconda del contesto. Quindi c'è una genericità che viene rifunzionalizzata a seconda del contesto. Quindi, a seconda dei vari santuari, noi possiamo avere una pluralità di approcci, di sfumature che, come dire, non dobbiamo contestualizzare. L'approccio contestuale è quello che più mi convince. E quindi sì, io, come dire, sono aperto a qualunque tipo di interpretazione, alla luce però
di quest'idea della ritualità di passaggio. Cioè sono questi quattro momenti che alla fine segnano l'esistenza dell'uomo antico, quindi hanno molto più valore di quello che noi immaginiamo. Cioè almeno io, cioè, un mio percorso che sto facendo, quindi ho condiviso con voi una cosa che sto capendo meglio adesso, mettiamola così. Ed è stato gentilissimo, veramente grazie ancora professore. No, grazie a lei, non ho risposto a nessuna delle due domande, ma va bene. Abbiamo fatto due chiacchiere. C'è la professoressa Soraci che chiede di intervenire. Ah, bene. Mi sentite? Sì, benissimo. Sì. Ecco. Bene, no, io volevo ringraziare tantissimo il collega Lepore perché la sua relazione è stata veramente molto chiara, illuminante e ha permesso anche di contestualizzare visivamente gli argomenti di cui ha parlato. Occupandomi di storia romana, mi piaceva ribadire l'importanza che il culto di Cerere ha anche nella Sicilia romana. Culto di Cerere, almeno agli occhi dei romani, era soprattutto culto di Cerere più che di Cerere e Proserpina, cioè nell'opera di Cicerone Core, appunto Proserpina, entra in gioco meno frequentemente, mentre invece Cicerone insiste di più su Cerere, anche probabilmente per l'importanza che Cerere stessa aveva nel mondo romano. Ed è interessante perché, come diceva bene il professore a proposito del mito, diceva il mito legittima un potere di tipo politico, e questo si può riscontrare anche successivamente. Proprio nella stessa opera di Cicerone abbiamo chiaramente in modo evidente, diciamo, Cicerone presenta l'importanza del culto di Cerere dal punto di vista politico per tutto quello che questo comporta. Addirittura nell'opera di Cicerone, come aveva già avanzato della Corte, si vede un conflitto di culti tra quello tra il culto di Cerere e il culto di Venere, che comunque aveva il suo santuario ad Erice, mentre quello di Enna in epoca romana è attestato in particolare ad Enna, che diventa catalizzatore di tutti i culti. E questo è molto interessante, diciamo, il prosieguo quindi della storia di Cerere in Sicilia. E poi un'altra notazione che mi è piaciuta moltissimo, naturalmente non potrebbe essere diversamente, a proposito del tentativo maschile di limitare e contenere la forza di rompere di queste donne, posso sempre citare però ancora una volta in epoca romana l'esempio di Cornelia, che viene esaltata a più riprese da tutti, però probabilmente anche in modo esagerato, neanche rispondente del tutto alla realtà. Alla fine viene costruito un mito di Cornelia, però Giovenale a un certo punto nel primo secolo d.C. sentirà l'esigenza di dire: sì, però io preferisco una donna normale, qualunque, anziché avere in moglie Cornelia. Certo, questo. Grazie ancora. Altamente significativa quest'ultima sua annotazione, no? Grazie mille di queste precisazioni che confermano il fatto che il maschio normalmente è più debole, cioè non c'è niente da fare. Per quanto noi ce la raccontiamo, no, grazie soprattutto anche della prima indicazione. In effetti io ho spalmato in un mondo antico questo mito, che non è vero, che va contestualizzato. Quindi giustamente nella fase greca è vero che le due dee, madre e figlia, viaggiano insieme. Poi è interessantissima questa cosa, è vero, e dopo è Demetra che con un'associazione con il grano e dunque con la politica di Roma durante le guerre puniche, subito dopo dopo la fine delle guerre puniche, e dopo la spiegazione politica e di funzione della Sicilia come granaio di Roma, e lì insomma è molto importante. Quindi no, grazie mille invece di questa precisazione, grazie. Sì, ma solo a Roma, perché poi in Sicilia continua sicuramente. Sì, certo, nell'ottica romana. Infatti io quest'anno sto facendo il mio corso sull'archeologia romana, sulla romanizzazione della Sicilia, quindi userò anche questa indicazione. Grazie. Grazie a lei veramente.
Ci sono altre domande? Non vedo nessuno. Allora non mi rimane che Serena, Concetta, se vi volete collegare, così salutiamo tutti, salutiamo il professore e ci diamo appuntamento a giovedì 11. Ci diamo appuntamento tutti quanti a giovedì 11 marzo, perché il professore Maurizio Iacono, come diceva Maria Serena all'inizio, ci ripropone il suo seminario su Empedocle. Quindi non vediamo l'ora di riascoltarlo. Grazie all'organizzazione, al professore Lepore, all'organizzazione di Alessandro Patti e Maria Ala. Grazie a tutti di essere intervenuti così, così numerosi. Ci date la forza, il coraggio, il conforto di continuare su questa strada. Grazie ancora. Grazie, ciao professore. Ciao, buona grazie a voi. A tutti. Grazie. Buona serata. Grazie, buona serata. Ciao, arrivederci. Arrivederci.